Senatore Paolo Scarpa, si è ribadito chiusura, apertura della sede del PDL a Portuguaro. Vogliamo fare un po' di chiarezza? Chiude o rimane aperto questa sede? La sede decideranno i vertici del PDL se tenerla aperta o chiusa. Io ho precisato che la proprietà del locale, che non sono io ma sono mio padre e mia zia, hanno ritenuto di compiere ancora una volta un gesto di generosità nei confronti del mio partito, del partito a cui appartengo, mettendo a disposizione questo locale per tutta la durata della campagna elettorale. Insomma, una sede che rimane appunto del PDL e per quanti appunto sono vicini a questo popolo delle Regioni. Ribadisco, la mia famiglia mi ha espresso ieri in serata la disponibilità a concedere ancora al PDL, se lo vuole, questo locale. Lei, senatore, ha deciso di non candidarsi alle prossime politiche. Che cosa le resta di questa lunga vita politica? Va bene. Mi restano, guardi, un'infinità di esperienze. Di esperienze umane, prima di tutto, le vostre, ma non so, credo di aver incontrato in questi 19 anni decine e decine di migliaia, per esempio, di agricoltori, molto spesso agricoltori molto molto modesti, molto umili, in tutte le parti d'Italia, anche nelle zone. Quando l'ultima audizione che ho fatto in Senato sono venuti 50 agricoltori siciliani distrutti per l'accordo tra Europa e Marocco, che rischiano di saltare per aria, o migliaia e migliaia di pescatori in difficoltà e che ho cercato al massimo delle mie possibilità di difendere per anni. E quindi, diciamo, l'esperienza umana è assolutamente unica e impareggiabile. Mi resta ovviamente, ma quello mi resta come amico e sarà per sempre, il mio amico Silvio Berlusconi, al quale io sono grato infinitamente perché mi ha dato l'opportunità, insieme agli elettori, insieme al popolo azzurro, quello che ho sempre chiamato tale, che è il popolo azzurro, di essere un'espressione parlamentare particolarmente dedicata al settore dell'agricoltura, ma non solo. Mi resta un'esperienza, credo, importante. Ecco, l'unico rammarico è che mi piacerebbe avere l'esperienza umana, politica, professionale di oggi, che ho 55 anni. Ecco, l'avessi avuta quando avevo 20 anni, allora sarebbe stato veramente meraviglioso, però non si può avere tutto. È il padre dell'etichettatura dei prodotti, appunto, di vedere la difesa, appunto, di questi prodotti. Che cosa resta da fare ancora? Restano da fare i decreti attuativi. Cioè, bisogna che il ministro dell'agricoltura, che ci sarà, perché ormai l'attuale, l'ex tecnico che adesso è in campagna elettorale per l'UDC, l'amico Mario Catania, che peraltro è un vecchio amico, un vecchio dirigente del Ministero dell'Agricoltura, penso che non avrà tempo, visto che andrà a fare campagna elettorale, per fare i decreti attuativi. Ecco, io mi auguro, spero, che una legge dello Stato votata dal 100% di parlamentari, cioè un'unanimità in Parlamento, il nuovo ministro, quando vi sarà, fra 2-3 mesi, abbia la compiacenza di attuare una legge che è voluta da tutti. Paolo Scarpa, senatore della PDL uscente, siamo nella sede del PDL che è stata riaperta dopo 2 giorni, ci spieghi il motivo per cui ha cambiato idea? Io ho visto che erano sorte tutta una serie di elucubrazioni, di chiacchiericci, di pettegolezzi, l'ho detto prima in conferenza stampa, per carità, tipici di una cittadina come Portoguaro. E anche questo rende bella una cittadina come Portoguaro, perché guai se sul nostro Viston non ci fossero i pettegolezzi, i chiacchiericci, le lucubrazioni e via dicendo. Però ecco, francamente non intendevo prestarmi a un qualcosa che avrebbe potuto anche danneggiare il mio movimento politico, e credo che sarebbe stato ingiusto. E quindi ho chiesto ai proprietari di questo stabile, in cui insiste questo piccolo locale, di darmi ancora la possibilità di affidare al PDL, se lo vuole, di utilizzare questo locale per l'intera campagna elettorale. Quindi il 25 di febbraio si chiude la campagna elettorale, e cosa succederà alla sede? Mi darà la possibilità di rivolgermi nuovamente ai miei amici proprietari, perché uno è mio padre e uno è mia zia,
e chiedere a loro che cosa intenderanno fare.